guardate chi ho trovato qui in fiera, Cesareo. Beh, ragazzi, allora, io sono qua dall'anno scorso. Tu sei proprio fisso qua, ti hanno chiuso qua dentro, esatto. Praticamente, fantastico. E cosa, dimmi, in quest'anno cosa hai fatto qua dentro? Ho curato tutto, le strutture, come vedi, ho aggiunto questi meravigliosi lampadari che non servono a niente, ma fanno però fanno figo. E hai suonato chitarra tutto il tempo? Tutto il tempo, mi sono allenato, infatti sono talmente stanco che oggi non suono. Perfetto, capito. In questo stand invece cosa ci stai preparando? Questo stand qui è uno stand italiano, Bespeco, sì, che fa accessori, come vedi, di diverse tipologie per la chitarra. Sì. Spiegheremo, che non è una cosa così scontata, come viene realizzato un cavo per chitarra, perché anche lì c'è tecnologia, e dopodiché allieterò dopo la spiegazione con qualche pezzettino. Fantastico, ci farai qualcosa degli storie tese o dei tuoi dischi solisti? No, io i dischi solisti non ne farò mai. Basta. Faccio a fare dischi solisti quando ho già, sei già un gruppo. Esatto. E quindi farò dei pezzi degli Elio. Fantastico, fantastico. Perché ricordiamo che hai perfettamente ragione, il cavo, secondo me, l'ho detto spesso nei video, è una componente importantissima del setup. Una buona chitarra, un buon ampli, certo, ma un buon cavo è una certo cosa. Perché tanti fanno l'errore che non fanno, per esempio, gli appassionati di hi-fi. Gli appassionati di hi-fi prendono il preamplificatore, l'amplificatore, le casse, che magari costa 5.000 euro, ma può anche darsi che il cavo che parte dall'amplificatore alle casse col filo d'oro così costi anche 600 euro, ma non sto sparando. No, è proprio così. Perché è assurdo, no? Hai una super apparecchiatura e poi ti fermi a una connessione scarsa e quindi... Quindi ci confermi che praticamente il minimo comune denominatore fa il suono, cioè se tu hai un cavo... Tutti gli elementi fanno il suono, perché è inutile che stai classe A e poi dice vabbè adesso risparmiamo, tanto il cavo è il cavo, invece no. Certo, assolutamente. Quindi siamo qui appunto in Bespeco, che fa le cose fatte bene. Fa molto bene. Io, guarda, ti ringrazio tantissimo per il poco del tempo, piacere. Anche per me è veramente un onore. Prossimo. Ci vediamo l'anno prossimo. Tanto tanto te ti richiudono di nuovo qua. Esatto, e a posto. Ce la farò. Grazie ancora. Ciao. Benvenuti a Striscia la Notizia. Beh, c'è il banchetto qua. Sì. Ci hanno detto, ti hanno relegato un banchetto. Ma va benissimo così. Ma ti piace, sì, insomma. Sì. Sei quel giusto masochismo di noi youtuber che va benissimo. Ti ho visto stamattina intrattenere come un vero professionista dell'intrattenimento sul palco. In qualche modo sei fatta, dai. No, però è stato divertente. È stato bello. Mamma mia. Hai spiegato un po' il mondo dei creator, praticamente. Cioè si è toccato un po' quel mondo lì, però sì, il tema era i chitarristi di ieri e oggi. Ok. Cioè qual era cioè se esiste la differenza tra chitarrista di ieri e quello di oggi? Sì. E secondo quelli che hanno partecipato, cos'è la differenza? Ne è venuta fuori ieri una roba, cioè, bella, sì, ognuno aveva comunque la propria opinione, era uno scambio di idee interessante. E poi invece sei salito sul palco con Manne, con la chitarra Manne, perché tu sei sì, indosso sì, Manne, sì, sì, sì. E cosa hai fatto? Ho fatto una lezione praticamente, quindi un momento live lesson praticamente. Beh, bellissimo. Cercando di costruire qualcosa che fosse anche commestibile ai più, certo, praticamente, perché una lezione privata è una cosa, perché sai l'allievo che lo conosce, la lezione davanti a 50, 60, lo so, c'è una valanga di persone comunque. L'ho visto, poi è una lezione difficile perché loro, non avendo la chitarra, tu devi spiegare una cosa generica, esatto, un qualcosa di interessante. Ho visto alziamo le mani e parlare. Sì, è che ho fatto vedere anche un paio di robe, tipo guardate questo esercizio, ok, e ditemi quando è sbagliato oppure no, cioè cosa c'è di diverso, okay, tra uno e l'altro. Uno l'ha beccato cosa c'era di diverso, per dire, uno su 60. Vabbè. Poi ho fatto vedere, effettivamente questa cosa ha stimolato un po' la curiosità, per dire ma aspetta, ma allora se io non l'ho visto, certo, fatto da lui, e dopo me l'ha mostrato, l'ha messo più in evidenza e l'ho visto, vuol dire che magari c'è qualcosa anche in me che non potrebbe, va. Non va, certo, che potrebbe non andare. Perché ho acquisito un'abitudine sbagliata. Esatto. Beh, interessantissimo come approccio. Sì. Va bene, adesso ti chiedo, visto che sono tipo, sono le, per sapere, loro non lo sanno, sono le 3:30, c'è lo stand della Lasonil, perché c'è tipo...
c'è guarda, un dolore. Se eri qua 20 minuti fa, io e Nick Munerati, che adesso sta facendo una lezione lì, infatti grandissimo, sì, lui mi ha passato le pastiglie per il mal di stomaco, io le ho passato a lui per il mal di testa, quindi sei arrivato nel momento sbagliato secondo me, perché poteva esserci uno scambio di opinioni cliniche veramente. Ma secondo me guarda, cioè, noi dovremmo rappresentare il nuovo frontiere del rock in internet, no? Opa. Invece c'è uno col mal di gambe, l'altro col dolore di stomaco, l'altro col mal di testa, un nosocomio praticamente. No, siamo dei catorci. Questo per dire, non suonate la chitarra, fate sport, che è molto assolutamente. Il nuoto è uno sport completo, una delle tante cose frasi fatte dello sport. Sì. Grazie. Abbiamo detto più cazzate di cose importanti, ma va bene così. Ma questo va benissimo così. Da Striscia la Notizia, Padova, è tutto.